Ciao, oggi parliamo dei colori nei video. I registi, soprattutto nel cinema, ma anche nei documentari, utilizzano molto dei colori predominanti per poter trasmettere delle emozioni. Ovviamente molto spesso il colore in un video di viaggio viene determinato dal luogo in cui giriamo le riprese. Quindi la cosa fondamentale è conoscere in precedenza il tipo di colore predominante che sarà sulla scena, ma anche una volta fatte le riprese, quindi tornato a casa con tutto il tuo girato, quando comincerai a catalogare i tuoi video, potrai vederli da lontano, allontanandoti dal computer, potrai vedere qual è il colore predominante di ogni singola ripresa. Questo non vuol dire che tu dovrai lasciare tutto com'è. Non sono qui a farti una lezione sul color grading, color correction, ma voglio solo farti capire che con una piccola modifica del colore tu puoi aggiungere delle emozioni, delle sensazioni per aumentare allo storytelling dei tuoi video o perlomeno per far percepire in che situazione erano state fatte queste riprese. Andrò a descrivere i 7 colori principali che tu puoi utilizzare. Iniziamo con il colore rosso. Il colore rosso viene nella maggior parte delle volte utilizzato per aumentare il senso di angoscia, di preoccupazione, di rabbia o comunque all'interno di un video di viaggio può esaltare i colori del posto. Faccio un esempio, nel momento in cui sei in una zona di forte sole, sul deserto o comunque in una zona, non so, al mare o in spiaggia, puoi aumentare la sensazione di calore. Utilizza il rosso quando vuoi aumentare il senso di o calore o preoccupazione. Passiamo ora all'arancione. L'arancione è un colore che viene utilizzato molto spesso per esaltare le riprese in zone esotiche, ad esempio al mare quando vuoi stimolare un qualche cosa sì di calore ma tenue, più pacifico e tranquillo, che però non ti estranea dal contesto della ripresa. Questo vuol dire che tu nel momento in cui aumenti il livello di arancione puoi far percepire un senso più di comfort, più di relax e tranquillità, ma attenzione, in alcune tipologie di video, non spesso nei documentari, ma soprattutto nei film, l'arancione può indicare un qualche cosa tipo di preallarme. Quindi, passando dal rosso, l'arancione è il livello prima per quello che riguarda appunto l'allarme, l'ansia o l'eventuale rabbia che arriverà nella scena seguente. Dall'arancione passiamo al giallo. Il giallo viene nella maggior parte delle volte utilizzato per trasmettere sensazioni di benessere, di tranquillità. È un colore che non tutti lo sanno, ma riesce a rilassare la mente. Quando vogliamo aumentare esponenzialmente la percezione di tranquillità e benessere, il giallo è il colore più importante. Ovviamente il giallo è uno dei colori più utilizzati per creare del contrasto molto spesso, perché è il colore che risalta di più in qualsiasi situazione, perché è molto difficile, ad esempio, trovare un'ambientazione completamente gialla. Quindi ci sarà sempre del verde, dell'azzurro del cielo. Quindi il giallo, anche messo addosso magari a un attore o a un oggetto giallo, coglie molto l'attenzione e non è un colore che mette preoccupazione o toglie lo spettatore, anzi, cattura molto l'attenzione perché spicca rispetto a tutti gli altri. Il verde. Il verde è il colore che per eccellenza compare all'interno di video di viaggio. Ovviamente perché se parliamo e pensiamo esclusivamente a delle location esterne, molto spesso, salvo località di mare, ci troviamo in foreste, in giardini o comunque in zone dove il verde molto spesso è predominante. Aumentare la tonalità del verde su questa tipologia di video aiuta ad accentuare
la sensazione di chi era lì in quel momento e quindi a trasmettere serenità, congiungimento con la natura. Però attenzione, perché anche nei video di viaggio molto spesso ci sono dei girati fatti all'interno, quindi dentro strutture o in ambientazioni urbane. Aumentare la gradazione di verde in queste situazioni crea l'effetto opposto, crea un effetto di noia, di ansia, di malinconia. Quindi, nel momento in cui si voglia trasmettere una di queste sensazioni e le riprese sono appunto in un ambiente dove non è predominante il verde cambia assolutamente la tipologia della sensazione. Il blu. Se parliamo del blu, come per il verde, bisogna fare attenzione quando e come usarlo. Molto spesso in ambienti naturali, quindi in location esterne, il blu trasmette tranquillità e pace. Ma nel momento in cui vogliamo accentuare, ad esempio, la sensazione di freddo, anche se il girato dovesse essere in un periodo estivo con un grande sole, aumentare la tonalità di azzurro o di blu fa in modo di rendere quelle riprese meno calde, quindi trasmettere un senso un po' più di freddo, di solitudine. E proprio in merito alla solitudine, ritornando come per il verde, quando si fanno riprese in interni o in zone urbane, aumentare l'azzurro o il blu trasmette una sensazione di malessere, di solitudine, di freddo, chiamiamolo interiore. Quindi attenzione ad aumentare il blu in certe scene, soprattutto girate all'interno di edifici o in zone urbane. Dal blu passiamo al viola. Il viola è un colore sensuale. Il viola è molto raro, è quasi impossibile trovare una tonalità predominante viola in un ambiente di viaggio esterno o anche interno. Quindi l'aggiunta del viola all'interno di una ripresa è volutamente estetica e per trasmettere questa sensazione appunto di sensualità o di ambiguità. Quindi è un colore che deve essere usato con cautela perché viene percepito, a differenza di tutti gli altri che sono colori che possiamo trovare tranquillamente in natura, il viola viene subito percepito dallo spettatore, quindi deve essere utilizzato veramente con parsimonia e con uno scopo ben preciso. L'ultimo colore è il rosa. Come il viola, non è un colore che si trova in natura come colore predominante, però può essere utilizzato per poter trasmettere una sensazione di innocenza, una sensazione di frivolezza, di tranquillità, di a volte spensieratezza. Quindi, come il viola, il rosa, se accentuato, viene percepito dallo spettatore. Il primo impatto, sia per il viola che per il rosa, è come per dire c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa di non naturale. Quindi, deve servire esclusivamente per accentuare una di queste sensazioni, quindi di frivolezza o di innocenza. Spero che questa lezione sui colori ti sia stata utile e ci vediamo nella prossima.